appena finita la partita 80-66 e Lumezzane è riuscita a vincere sul campo di Bergamo, un po' come previsto ma anche facendo un po' di fatica. Coach Piccinelli, che cosa porta a casa dopo questa partita un po' sofferta? Ma intanto faccio i complimenti a voi che avete fatto, ci avete messo in difficoltà, ma è un mese che mettete in difficoltà un po' tutti, visto Sarezzo, visto Asola anche settimana scorsa e anche Pizzighettone, comunque in casa loro gli avete un po' creato dei grattacapi. Noi stasera abbiamo fatto una partita super difensivamente, a parte l'inizio che non commento, però dopo abbiamo fatto una partita 66 punti, tenere una squadra che gioca in casa, secondo me posso solo che essere soddisfatto. Una rotazione su 9 giocatori, quindi non è soltanto la squadra delle stelle, mi sembra che sia anche un numero di apporti da parte di altri giocatori sicuramente soddisfacente. Sì, questo stiamo lavorando bene, i ragazzi stanno lavorando bene, dobbiamo cercare di arrivare allo scontro con Pizzi sotto di 2 punti o se magari loro fanno un inciampo. Però vabbè, ci giochiamo tutto secondo me in casa loro. Ovviamente abbiamo veramente 12 giocatori e bisogna fare i complimenti a tutti, ad Ardesi che ha comunque 40 anni e comunque il suo apporto lo dà sempre durante l'allenamento, durante le partite e tutti gli altri. Abbiamo dei grandi giocatori quali Thomas Bossini e Caramatti, ma gli altri non sono da meno perché comunque si sacrificano in tutto e per tutto. Posso fare ancora complimenti? Grazie, grazie, grazie a voi. Che mantiene comunque un record vincente da quando ha preso in mano la squadra, gliel'avete fatta sudare? Sì, l'abbiamo fatta sudare, poi io ci ho dato del mio nel momento clou, cambiando la difesa, forse quello invece che dare lo sprint a noi ha dato lo sprint a loro e ci hanno messo 9-0, mi sembra, una cosa del genere lì, hanno chiuso la partita, peccato. Comunque, anche se si sono presentati con tutta la squadra al completo e direi anche tutti quanti molto partecipi alla partita, direi che anche dall'altra parte tutti i giocatori che sono entrati in campo hanno comunque dato il loro contributo. Sì, ognuno ha dato il suo, anche Montagnosi ieri sera alla festa di laurea che si è rotto il radio, quindi stiamo fuori per un mesetto. No, tutti hanno dato il loro, magari un pochettino sotto le medie abituali, ma non tanto perché non ne avevamo, ma perché probabilmente Lumezzane ha difeso come, non dico non ci aspettavamo, però in maniera forte ed intensa. Qualche differenza con l'andata, persa ricordo soltanto di 4 punti? Beh, non vorrei dire Montagnosi, però diciamo che la differenza è stata una partita un pochettino più ragionata da tutte e due le parti. Noi siamo riusciti a fargli fare 12 punti in meno, mi sembra che abbia fatto 92 all'andata, però se non segniamo non vinco, chiaramente. Ci crediamo ai playoff? Beh, i playoff sono lì, dobbiamo crederci. Sabato andiamo a Brescia e poi inizia una serie di partite un po' meno dure di quelle di stasera. Allora in bocca al lupo. Crepi.